amici di Farmissima da 19, eccoci qui nella nostra mappa Coronella. Allora, continuiamo a fare il nostro bel cippato e vediamo di oggi di finire di fare di finire di fare questo cassone e per fare questa biomassa, così dopo finiamo da combattare e finiamo anche di dopo di coprire il nostro bel silos. Ci sta ancora piovendo, quindi facciamo un bel lavoro anche su stavolta. Ora ci giriamo e continuiamo da questo lato. Perfetto. Ok, finiamo di fare questo bel cassone, dopo completiamo questa bella biomassina. Perfetto. Facciamo questo bel lavoro, almeno così. Più ancora verde, poi dopo mi sto domandando che finiamo. Riusciamo anche a fare dopo, non è che va, mettiamo il gioco un po' veloce e così dopodiché crescerà anche questo. Abbiamo questo, facciamo solo questo giro perché sennò dopodiché un'altra cippata che ci servirà per fare le tavole di legno sarà un po' troppo poco. Ok, ora finiamo. E dopodiché inviamo quest'altro cassone. Peraltro, ok, andiamoci a prendere, andiamo a piedi, sennò qui ci sbrighiamo molto tardi. E ora andiamo a posare nel nostro silos questa bella, questo bel cassone. Così completiamo tutto il resto. No. Ok, ora dobbiamo solo finire da combattare. Lasciamo questo cassone qui e andiamo
senso il nostro caso è che se no si va a, diciamo, rimanere bloccato qui sopra. Questo non è un, questo non è il cippato che si va a modellare, rimane un po' così come l'abbiamo posizionato. Ora noi lo combattiamo per bene e poi dopodiché chiudiamo questo bel silos e così dopo la prossima volta andiamo a vedere cosa ci rimane più da fare. Un po' di montagne russe, stanno 80%. Così dopodiché completiamo di finire, diciamo, di fare tutto questo bel cippato. Un altro pochino. Questo è lavoro che io lo faccio così, senza che andiamo a prendere altri mezzi, perché sennò impiegheremo più tempo, dice così, dopo 4 ruote, tanto dobbiamo sempre passarci sempre con le ruote del nostro bel trattore, quindi non vale la pena andare a prendere la livellatrice, quando guarda, qualche minuto e abbiamo finito. Ok, ora scendiamo e chiudiamo il nostro bel silos. Ok, è rimasto tutto bello all'interno, non è uscito, diciamo, non è fuoriuscito nulla. E nel frattempo continuiamo a fare ancora l'altro cippato per l'altro, diciamo, le altre cose così riempiamo i nostri bei due cassoni, dopodiché andiamo a scaricare per fare queste tavole di legno. Ora vediamo un po' che se no metteremo in gioco veloce, così possiamo attivare le nostre belle aziendine. Continuiamo, piove a dirotto, però noi problemi non ce ne fa, però noi stiamo bene a fare questo bel cippato, purtroppo lo facciamo noi, anzi ci metto un po' l'operaio e nel frattempo facciamo altro. Nel frattempo vediamo cosa c'è da fare. Questo lo lasciamo qui per il momento, che dopo ci andiamo a mettere anche un po' di calcevio su quel terreno, così lo rendiamo già prossimo, pronto per, ah, qui questo mais,
per il momento lo spostiamo anche. E poi anche qui dobbiamo farci ben altro. Vediamo chi vuole il mais. Che animaletto, sicuramente nessuno. Il frumento. Vabbè, questo mais lo andiamo a vendere perché ci servono anche i soldini, però per il momento dove lo vendiamo? Mais. Allora, 600, 900. La Grand Station. Poi se c'è qualcos'altro, no. Però non so se... Vabbè, andiamo a vendere questo barcassone. Dopodiché qui ci dobbiamo fare... altro. Ho fatto giusto un cassone, che facciamo dei soldi in più. Però... va bene così. Tanto abbiamo anche il numero 9. Possiamo anche fare ancora il nostro bella pula. Qui si entra, ah qui, però dobbiamo aspettare che apra. Apre alle 8. Facciamo una cosa più veloce. Apriti, sedano. Sesamo. Ah, noi dobbiamo andare a spostare via la paglia, la lana. Ok, qui abbiamo finito. Dopodiché, per 11.000 euro non sono mali. E ora andiamo. Posate questo camioncino, questo nostro bel trattorino. L'operaio si è bloccato e poi andiamo a sbloccare. Allora, vediamo un po' se c'è. Ecco, qui ci sta un altro po' di roba. Così lo svuotiamo anche. Chiudiamo. Andiamoci a vendere quest'altro pochino che ci è rimasto. Ma ora cresce anche l'altro cippato, quindi volendo ci possiamo fare ancora altro cippato. Senza nessun problema. No, ho sbagliato.
questa bella acquetta, diciamo, agevola un po' anche la crescita del nostro raccolto. Un altro 50% ci guadagniamo un 6.000 euro, visto che se prima era 11. Bene, infatti 5.500 l'abbiamo guadagnati. Meno male che è vicino, così diciamo, abbiamo potuto fare un altro scarico veloce. Ora questo lo andiamo a posare in farm, e così dopodiché posiamo anche la nostra mini trebbia, poi continuiamo con il nostro cippato. Andiamo pure un po', andiamo a vedere un po' gli animali anche che fanno. Allora, questo andiamo a posare in farm. Perfetto. Anzi no, prima di posare in farm vediamo un po'. Adesso mi direbbe, vediamo. Questa sì, la posiamo perché tanto per il momento non ci serve. Siamo attenti qui, che poi qualche giorno taglieremo anche qui qualche alberello. Così abbiamo la possibilità. Ok, ora riusciamo a vedere meglio. Se la appoggiamo qui, almeno abbiamo tutto a portata di mano. Mi sono un po' accostato troppo. Ok, questo lo mettiamo qui a deposito. Vediamo questo che combina. Lui continua e noi vediamo ora altro. Eccoci qua. Allora, qui facciamo, vediamo un po', andiamo a vedere la lana. Mi aveva detto che era piena. Fino alle nostre pecorelle dobbiamo andare. Vediamo quanta lana abbiamo. Infatti è molto piena. Quindi dobbiamo andare a scaricare, però una cosa alla volta, facciamo tutto.
Allora, qui vedete il nostro lattuccio che fa. Abbiamo anche un bel po' di latte, quindi volendo possiamo andare a continuare a produrre formaggio. Qui la pulizia dobbiamo andare a fare ai nostri belli animali. Aspetta, mettiamo qui questo. Vediamo qui, ho messo, eccola qua. Riuscirei magari, eccola qua. Facciamo questa bella. Ma perché l'ha buttata lì? Non lo so. Ah, ce l'hai con me allora. Dobbiamo giocare. Ok, vogliamo la nostra bella mangiatoia. Questa volta la mettiamo qui, tanto ci mantiene da solo, quindi problemi non ce ne facciamo. Andiamo a vedere se avevamo fatto qualcos'altro. Questo me lo spostiamo e ci andiamo a fare un po' di latte. Dobbiamo fare un po' di formaggio. Nel frattempo lì l'operaio continua. Prevediamo un po' che... Ah, qui avevamo il nostro bel cippato, che avevo quasi terminato. È vero, qui dopo non abbiamo più finito da combattare il nostro cippato. Siamo messi a far il pioppo e non abbiamo più continuato a fare cippato. Mettiamoci il rimorchietto dietro, che sono sempre 4 ruote in più. Abbiamo tanto, diciamo così, no, non abbiamo problemi. Questo me ne ero dimenticato, che dovevamo finire da combattare. Abbiamo provato subito sul nostro pioppetto e questo l'ho lasciato in sospeso.
Ok, finiamo, purtroppo ci vuole un po' di tempo anche per fare il nostro bel pioppetto qui, cippadino. No, ancora dobbiamo fare la nostra biomassa qui, facciamo. Però, giustamente, ci vuole il suo tempo. E qui non abbiamo combattuto all'inizio, quindi beh, siamo al 60%. C'ha ragione, poi dobbiamo andare a spostare quei pallet di lana. Abbiamo, non ricordo se avevamo le forche o meno. No, non ne abbiamo più, le abbiamo tolte. Abbiamo preso tanti mezzi per avere qui. Così la prossima volta facciamo sia questo che anche l'altro, ne combattiamo due cose contemporaneamente. Bene, bene, qui stiamo facendo un bel lavoro, siamo quasi al 70%, però dobbiamo farlo per forza, perché se no, ahimè, non possiamo chiudere il nostro silos. Qui piove ancora bella di rotto. Ah, poi dovrò andare a vedere anche che confina lì l'operaio. Sicuramente avrà finito, però per sicurezza andiamo a controllare. Che combina, non lo so. Ma posso lasciare da solo questo operaio, subito si ferma. Speriamo che continui. Allora, cerchiamo di finire qui, così chiudiamo questo bel silos.
qui abbiamo messo per liberare il campo nuove uno sull'altro, e mo giustamente ci vuole più tempo, però dai, stiamo allottando. Perfetto, finiamo questo qui e poi dobbiamo chiudere questo gameplay, che purtroppo, ahimè, il tempo vola. Vi ricordo che sono tutti i giorni su Twitch dalle 10 in poi e poi il pomeriggio dalle 4 e mezza in poi. Pomeriggio non sempre, salvo imprevisti tecnici. La mattina dalle 10 in poi ci sono tutti i giorni. E qui siamo al 90%, quindi non abbiamo problemi. Poi ci compreremo semmai un bel tier e così metteremo tutto dentro senza far problemi. Ok, tanto stiamo a 90. Perfetto, un altro 5%, così abbiamo qui piove sempre più forte. Ok, abbiamo quasi terminato anche qui, almeno così. Ok. Passiamo a chiudere anche questo bel silos, perché almeno così abbiamo anche questo pronto. Questo andiamo a mettere a posto. Lo possiamo anche lasciare qui senza problemi. E ci andiamo a vedere il nostro bel cippatino che sta combinandino. E ci prepariamo già. Per il nostro bel attuccio, intanto vediamo qui che questo si è fermato, eccolo qua. Ci è perso. Beh, finiamo di fare qui, poi continuiamo da sotto. Facciamo come prima, finiamo di fare qui questo pezzo tagliato.
Peccato che qui non ha il gancio traino, perché sennò portavamo, diciamo, entrambi i rimorchi con un trattore solo senza problemi. Completiamo e tranquillamente. Bene, bene. Beh, dai, proseguiamo dritto, tanto non ce l'ho per avere problemi. Ok, poi questo continueremo nel prossimo gameplay, tutto il resto, così nel frattempo il cippato che abbiamo messo nel silos continua a macerare e noi dopo continuiamo ad attivare dopo le due fabbrichette. Dobbiamo attivare queste due belle fabbriche, perché una si trova qui sopra a fianco al campo 29 e l'altra si trova a fianco all'industria tessile, quindi entrambi per, diciamo, per usare il nostro cippatino. E dopo nel prossimo gameplay vi farò vedere cosa faremo. Tanto la biomassa per il momento ci vuole tempo, come anche il nostro bel in stile il compost. Mi sto dicendo cippato, boh, può capitare un errore tecnico. Quindi abbiamo entrambi ora i silos a macerare e poi dopo facciamo anche, nel frattempo che qui crescerà tutto, andiamo a prendere l'altra lama e faremo la nostra bella pula. Ok, ma ragazzi, allora io chiudo questo bel gameplay. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. E vi ricordo ancora che sono tutti i giorni su Twitch. Quindi, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.